Gli aerei, anche se strutturalmente possono apparire differenti, hanno delle strutture base che sono necessarie per sostenere il volo. Queste strutture sono le ali, la fusoliera, il carrello e l'apparato motopropulsivo. Un'ala, struttura rigida generalmente suddivisa in due semi ali, permette il sostentamento in aria durante tutto il volo. Un aeromobile può possedere la caratteristica di una o più ali. Per esempio biplani, triplani eccetera. A seconda della posizione e della forma dell'ala si riconoscono diverse tipologie. Un'ala bassa viene adattata per alte velocità, anche se meno efficace dell'ala media, risulta facile mantenere la continuità strutturale dell'ala. Un'ala media è posizionata in mezzo alla fusoliera. Gli aerei ad ala media dal punto di vista aerodinamico sono quelli con migliori prestazioni. In questa soluzione, però, il longherone alare deve attraversare la fusoliera e questo in genere crea difficoltà nella gestione dello spazio all'interno. Un'ala alta è posizionata invece, sopra la fusoliera. I velivoli ad ala alta permettono un'ottima visuale verso il basso. Inoltre, l'ala a terra è lontana dal suolo. Viene adottata su velivoli destinati ad operare su superfici non preparate o dotati di motori ad elica con pale di grande diametro. A seconda della forma dell'ala, si riconoscono diverse tipologie. Rettilinea, Ala rettilinea. L'ala non presenta alcun angolo di freccia. A freccia Ala a freccia. L'ala presenta un certo angolo di freccia, e adatta a velocità più elevate. L'angolo di freccia contrasta la tendenza a formare onde soniche, elevando il numero di Ma critico. Nei velivoli supersonici riduce la resistenza dovuta alle onde di pressione. Ala freccia negativa. Come per la freccia positiva si raggiungono velocità elevate ma si va incontro a problemi di instabilità. I velivoli a freccia negativa, con poche eccezioni, sono velivoli sperimentali o aerei ad altissima manovrabilità. Ala a delta. Tipica di aerei destinati a velocità supersonica, caratterizza i Mirage francesi di Dassault. Ala geometria variabile. Unisce ai vantaggi dell'ala Delta una migliore manovrabilità alle basse velocità. L'angolo di freccia dell'ala è in genere imposto da un computer di bordo e non gestito direttamente dal pilota. Ala trapezoidale. Un'ala trapezoidale, o ala diamante, è una configurazione alare per aerei ad alte prestazioni. Il disegno trapezoidale permette un'ala sottile con bassa resistenza alle alte velocità, pur mantenendo alta resistenza e rigidità. Alla ellittica, tipica di alcuni velivoli della due guerra mondiale, è caratterizzata dal fatto di essere realizzata con un solo profilo. La forma ellittica, diminuendo la sezione in prossimità dell'estremità, riduce fortemente la resistenza indotta, senza dover ricorrere ad allungamenti particolari. Questo permetteva ai caccia dell'epoca un buon compromesso tra prestazioni di combattimento, manovrabilità e velocità e autonomia. I caccia in Europa erano impiegati della scorta dei bombardieri. Alla dietro negativo. Su alcuni velivoli si sceglie di utilizzare un angolo di dietro negativo per diminuire la stabilità ed aumentarne la manovrabilità. A volte l'angolo di dietro deve essere ridotto in quanto l'aereo. Troppo stabile tende a tornare in modo talmente veloce in posizione orizzontale da innescare oscillazioni veloci e fastidiose.